Buonasera ragazzi e ragazze, stasera si parlerà di skincare, ma skincare orientale. La differenza tra l'orientale e l'occidentale, soprattutto la quantità di prodotti che usiamo nell'orientale. Gli orientali hanno un tipo di pelle diverso da noi, per cui hanno anche un'alimentazione diversa da noi, però ci sono dei piccoli suggerimenti che secondo me sono delle piccole chicche. La nostra pelle è fatta di strati. Noi lavoriamo sui strati superficiali, non quelli profondi, perché sennò sarebbe dermocosmesi. Noi lavoreremo sulla parte cornea del nostro viso, perché quella è un po' più dura, un po' più strong. E ci lavoreremo in modo diverso, per cui noi toglieremo per poi aggiungere. Primo passaggio è togliere per affinità. Vuol dire che dobbiamo togliere il trucco, che ha una base grassa, con gli oli. Ad esempio, qui abbiamo un latte detergente, l'olio, come vi dicevo, per cui qualcosa di grasso. Andiamo a rimuovere il nostro make-up, useremo i nostri oli e farò vedere come fare. Da base asciutta, mi raccomando, non base bagnata. Farò vedere la manualità, perché fortunatamente ho avuto la fortuna di vedere una ragazza orientale mentre si dava creme. Faceva delle pulizie profonde della sua pelle. Loro lavorano tantissimo con le mani, scaldando il prodotto. Per cui loro vanno a tamponare il prodotto. Mi raccomando, non sfreghiamo troppo gli occhi, ma tamponiamo. Lo so, sembrerete dei mostriciattoli, ma è così. E poi facciamo dei piccoli cerchi. Seguiamo le nostre ciglia per evitare che il make-up vada a finire negli occhi e ci dia fastidio. Sfregare un pochino, guarda. Prendiamo la nostra spugnettina, andiamo a pulire almeno gli occhi dal prodotto in eccesso. Ta-da! Io sto seguendo le mie ciglia per evitare di strofinare e di irritare l'occhio. Ok, finito. Prendiamo la spugna, quella più grossa, e vado a togliere quello che c'è in più. Non perdere lo step numero 2. Step numero 2. Se prima abbiamo tolto per affinità, per grasso con grasso, adesso dobbiamo togliere per diversità. Dunque andiamo a usare creme. Loro adorano fare le bolle, per cui devono ossigenare la pelle. Usano queste qua che sono praticamente le spugnette, quelle tutte colorate. La bagniamo leggermente, ci mettiamo sopra un pochino della nostra cremina, detergente. Sfreghiamo e facciamo un sacco di bolle. Faremo una detersione delicata e farà tutto l'ossigeno intrappolato nelle nostre bolle. Adesso prendiamo la nostra crema, perché è una crema, e la andiamo picchiettare su tutto il viso. Sentirete una piccolissima, piccolissima sensazione di frizzantezza. Diciamo così. Nonostante ci voglia del tempo, quando uno poi impara, riesce tranquillamente a gestirla. Che bellissima sensazione. Lasciamo in posa 2 minuti neanche, intanto che l'ossigeno intrappolato nelle nostre bolle faccia effetto, e poi ci vediamo per togliere la mascherina. Ok, togliamo la nostra maschera, che poi non era la maschera. Abbiamo tolto il make-up per affinità, pulito la pelle in profondità per diversità, per cui cosa serve l'ossigeno intrappolato? Serve per portare fuori dai pori aperti tutto quello che non deve rimanere dentro la nostra pelle. Adesso vedrete la mia pelle che è molto molto più luminosa. Abbiamo finito il passaggio di togliere? Quasi. Abbiamo passaggi opzionali. Adesso possiamo fare o uno scrub leggerissimo che consiglio soltanto una volta a settimana massimo, oppure un peeling però sempre molto delicato e dovete conoscere profondamente il vostro tipo di pelle. Passaggio opzionale, maschera viso. Due tipi di maschera. Ne ho un tipo in gel e un tipo a saponettina. Questo qua uno si inumidisce la pelle, se la passa
se lo tieni in posa un quarto d'ora ed è pronto. Questa qua invece con il gel, per cui bisogna aprirla, ci sono due pezzi, una parte sopra e una parte sotto, si applicano, si tiene su un quarto d'ora. Questo è un passaggio opzionale che io consiglio di fare quando uno ha tempo e soprattutto la sera quando si ha la pelle un po' più stressata che deve rilassarsi e respirare. A questo punto, se non avete fatto la maschera, sentirete la pelle leggermente tirare. Perché? Perché adesso dobbiamo andare a mettere. Come si parte? Io direi che possiamo metterci subito un tonico, qualsiasi tipo di tonico. Il tonico aiuta a minimizzare i pori, a preparare la pelle. Il mio tonico è una lozione elasticizzante e lo uso come tonico. Si mette qualche pump, qualche goccia, si lavora sempre con le mani, ragazzi, sempre. E a questo punto si va a picchiettare il viso e il collo. Si vede tutto, bisogna tutto picchiettarlo. E vedete come fanno le orientali? Loro non strofinano, picchiettano, cioè fanno delle leggere pressioni e picchiettano il viso. Pensano che vadano più in profondità, non lo so, ci sono varie scuole di pensiero, io vi faccio vedere quello che fanno loro. Io metto anche la lotion perché sono una persona che ama idratarsi, si può anche non mettere. Sinceramente, non se ne mette tanta, mi raccomando, bisogna sempre dosare il prodotto perché ho notato che i prodotti asiatici sono estremamente ricchi di ingredienti preziosi, a parte che costano anche tantissimo rispetto ai cosmetici europei. Mi raccomando, sempre picchiettando il viso. Prossimo passaggio, le creme. Contorno occhi. Sì, io ci ho messo il contorno occhi un pochino e usiamo dopo queste qua per fare, picchiettiamo e nella parte leggermente sopra, non sulla palpebra mobile, perché la palpebra mobile, soltanto alcuni cosmetici adatti alla palpebra mobile possono essere usati sulla palpebra mobile. Facciamo un po' di questi massaggini che aiutano la circolazione. Ultimo passaggio, ma non ultimo passaggio, crema idratante da dare in qualsiasi momento. Un pump, ne basta pochissima, sempre lavoriamo con la parte centrale delle nostre sante manine e andiamo a mettere bene anche sul collo, sempre facendo delle piccole pressioni. E questo massaggio qua perché? Perché va a drenare e a sostenere. Per cui adesso facciamo assorbire benissimo la nostra crema. E se questi passaggi li fai di mattina, devi usare anche la protezione solare, se non ti trovi le macchie come me. Protezione solare, come la metto? Mi raccomando, se metti la protezione solare, devi rifare skincare completa sempre, perché devi comunque pulirti il viso. Non puoi andare a letto con la protezione solare. Attenzione, non si fa. Per cui io adesso vi saluto, vi ho fatto vedere qual è la mia routine come skincare e ciao, buona serata a tutti!